Doppia tragedia nella notte, tamponamento in A27, all'altezza del casello di Treviso Sud, l'auto si incendia e muore un uomo, schianto a Ceggia, il bilancio è tragico, una vittima. Mezzo pesante in fiamme ieri sera in A28, nell'area di servizio di Gruaro, vigili del fuoco al lavoro fino all'alba, fumo visibile a chilometri di distanza. La polizia di Stato di Pordenone rintraccia all'estero due latitanti, per entrambi è stata chiesta l'estradizione. Palazzo del Fumetto a Pordenone, firmata la convenzione, dopo l'estate, mostre e corsi. Tra turismo e religione, a Bibione la Santa Messa ora si celebra anche in riva al mare. Ritrovati dunque con questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est, grazie ancora una volta gentili telespettatori per aver scelto la nostra emittente televisiva. I principali titoli erano dunque questi, partiremo dalle tragedie, le doppie tragedie che si sono verificate nella notte tra appunto Treviso e Ceggia, purtroppo abbiamo due morti, parleremo anche del terribile incendio che si è sviluppato nell'area di servizio lungo la 28 che ha visto un camion andare a fuoco. Parleremo anche di operazioni della polizia, chiesta l'estradizione per due latitanti, ma parleremo anche di operazioni antidroga e poi anche di una curiosità, pur di attirare i fedeli si fa la messa anche in spiaggia, dove direttamente a Bibione. Andiamo con ordine, la domanda è sempre la stessa, perché state ancora rispondendo in tanti, insomma giusto anche dare modo ovviamente a chi o magari è indeciso o magari ha bisogno di riflettere ancora un po', dare la possibilità appunto di rispondere ancora a questa domanda. I magistrati dicono no alla riforma della legittima difesa, perché? Perché giustifica anche l'omicidio, questo appunto secondo le toghe. Cosa ne pensate? Abbiamo discusso ampiamente anche nel notiziario di ieri, abbiamo discusso dal punto di vista politico, abbiamo discusso dal punto di vista anche giuridico con il professor Guglielmo Cevolin, insomma cosa ne pensate del modo appunto di riformare la giustizia, ma soprattutto la legittima difesa? Siete a favore dei magistrati che dicono no, teniamo tutto com'è perché altrimenti il rischio è di giustificare anche l'omicidio, oppure andiamo avanti stile appunto Lega che dice no, inaspriamo invece le pene, ma soprattutto diamo la possibilità di difendersi senza se e senza ma quando qualcuno entra nella propria abitazione. SMS e WhatsApp, email, la pagina streaming, il canale appunto telepordenone.tv, i nostri anche canali social Facebook ed Instagram. Vi ricordo anche la possibilità di poterci inviare WhatsApp al 393 93 24 336, qualunque cosa voi vediate, osservate, l'incidente, la discarica a cielo aperto, qualche fatto anche bizzarro che potete anche riprendere, mandatecelo perché insomma siete voi di fatto i protagonisti del telegiornale. Apriamo dunque il notiziario, schianto nella notte a Ceggia, il bilancio è tragico, si parla di una vittima, il servizio è di Alessio Conforti. Scontro frontale lungo la Triestina, tragedia della strada a Ceggia, perde la vita un 36enne, si tratta del sandonatese Matteo Guiotto che nella notte non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate a seguito del sinistro avvenuto all'altezza di piazza Pio X. Il giovane era al volante di una Peugeot che per causa al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di legge si è scontrata con una Volkswagen Golf con a bordo due donne, madre e figlia di nazionalità cinese residenti in Svizzera. Quest'ultime sono state trasportate in ospedale, la prognosi è riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. Il traffico è stato interdetto per permettere il lavoro ai soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area incidentata e il SUEM 118. Tutti i tentativi per cercare di salvare la vita al 36enne sono stati purtroppo inutili. E nella notte lungo la 27 si è verificato un altro incidente stradale, purtroppo c'è stata un'altra vittima. Il servizio. Thank you.
Tamponamento mortale nella notte in A27 a pochi chilometri di distanza dal casello di Treviso Sud in direzione Venezia. Siamo nel territorio di Casale sul Sile. Un uomo di 60 anni di Meolo, Tiziano Cattai, ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua Fiat Punto tamponata da una Mercedes CLS. L'utilitaria ha improvvisamente preso fuoco e il sessantenne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è deceduto carbonizzato. A bordo dell'altro veicolo vi era invece un 39enne di Pieve di Soligo rimasto illeso. Il sinistro è avvenuto attorno alla mezzanotte e mezza. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso e Venezia, i sanitari del SUEM 118, il personale ausiliario dell'autostrada e la polizia stradale del distaccamento della A27 che si occupa dei rilievi di legge dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei pompieri e della messa in sicurezza del luogo sono terminate quasi all'alba. Parliamo adesso di Bramme, parliamo di trasporto ferroviario, le dichiarazioni dell'assessore Pizzimenti. Oggi volevo essere presente ai primi arrivi dei trasporti delle Bramme da Monfalcone a Porto Nogaro per dare il giusto peso dell'importanza di questo tragitto con il treno. Con questo metodo non riusciamo a togliere dalla strada oltre 4.000 treni all'anno e questo vuol dire un grande risultato sia dal punto di vista della sicurezza sulle strade sia dal punto di vista dell'inquinamento. Dobbiamo ringraziare l'assessore Pizzimenti per questo intervento che permette di suddividere un po' i trasporti, quindi alleviare quello che era il trasporto via gomma soprattutto sulla frazione di Chierisacco. Spero che oltre a questo venga incentivato il trasporto via chiatta che così limiterebbe proprio le due zone, limiterebbe il traffico sulle due zone più interessate che sono sia via marittima per la ferrovia che Chierisacco per quanto riguarda il trasporto su gomma. Quindi spero che questa sia solo l'inizio per arrivare poi a una soluzione tutta via mare. Il coronamento di un lavoro che è partito 2 anni fa e riprende un'attività che era sorta nei primi anni del 2000. È un'attività che Interrail, quale capofila di una cordata di operatori locali, svolge in collaborazione con Mercitalia, con il quale è stato stabilito un rapporto di collaborazione reciproca al fine di ottimizzare i flussi e garantire ai laminatori un adeguato servizio. Auspichiamo che questa attività, dopo la fase di start-up, possa trasformarsi in un'attività continua, in un'attività che possa stare in piedi e possa quindi togliere una quota parte del traffico dalla strada e portarlo sulla ferrovia. Cambiamo completamente argomento, parliamo di tempo e di maltempo. Prima di collegarci con l'Osmer vi do l'ultimissima perché nel pomeriggio si è scatenato un violento nubifragio che ha investito l'intera destra a Tagliamento, un fulmine è caduto all'altezza della stazione ferroviaria di Casarsa, ha provocato anche diverso fumo, diversi pali della Telecom che sono stati piegati e recentemente si è verificato proprio anche a causa dell'asfalto bagnato un tamponamento a San Vito al Tagliamento. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Andiamo con l'Osmer, vedo già Marcellino Salvador. Marcellino, ci sei? Sì, buonasera. Sì. Al tempo, diciamo, sì, ci sono stati questi temporali nel pomeriggio, a partire dal primo pomeriggio dalla montagna, poi si sono diffusi anche sulla pedemontana e su alcune zone della pianura. Dopodiché, verso sera si sono, diciamo, attenuati, sono rimaste solo delle deboli piogge sparse. Ha piovuto di più nella zona di Forgaria e nella zona di Arba Maniago, con 50-60 mm caduti in un'ora o al più 2 ore, quindi qualche temporale è stato piuttosto forte, sì, ma rientra nella possibilità di temporali forti che abbiamo a luglio. Anche per domani situazione di tempo decisamente incerto, visto che affluiranno correnti sud-occidentali con aria ancora umida, per cui giornata di tempo assolutamente incerto, con variabilità e temporali sparsi, qualcuno potrà essere ancora forte, non solo per quanto riguarda la pedemontana e la fascia, diciamo, della media e alta pianura, ma potrebbe anche spingersi tranquillamente fino alla costa. Dopodiché avremo un miglioramento nella mattinata di domenica e poi ancora qualche temporale residuo nella
pomeriggio, sera di domenica con riscaldamento avremo di nuovo dei temporali, però direi che la fase ancora, diciamo, a rischio di qualche temporale forte riguarda più la giornata di domani sulla regione che domenica. Dopodiché direi dall'inizio della prossima settimana torna il tempo, diciamo, canonico estivo con la prevalenza di sole e con un caldo che andrà di nuovo aumentando e qualche rovescio, qualche temporale in montagna, ma nell'ordine normale delle cose. Quindi vi auguro un buon fine settimana. Rimani un secondo in linea che ho una domanda da farti. È cominciato ormai il grande esodo per le vacanze, ci saranno tantissime persone che affronteranno anche i lunghi viaggi, ma rimanendo concentrati a nord-est, che situazione troveranno a venire appunto i nostri telespettatori secondo te, al di là delle previsioni a breve raggio, ma più avanti cosa possiamo ipotizzare? Allora, per quanto riguarda la fase di tempo incerto, perturbato e contemporali, domani sarà la caratteristica comune di tutta la Valpadana in generale e il Triveneto, quindi tutto il nord Italia e probabilmente anche la Slovenia e parte della Croazia verranno interessati da questi temporali che si formeranno un po' a macchia di leopardo. Dopodiché domenica mattina, come già detto, un miglioramento che riguarderà di più l'Italia nord-occidentale, quindi Lombardia, forse anche il Veneto, le cose andranno meglio, mentre da noi abbiamo detto che nel pomeriggio vi sarà ancora qualche episodio, dopo una mattinata probabilmente discreta. Dopodiché il bel tempo si affermerà, come già detto, come accennato prima, per noi, ma anche per buona parte del nord Italia e anche le regioni, diciamo, del Medio Adriatico, perché la perturbazione con lunedì si spingerà sul sud Italia e quindi dopo le cose andranno come in un miglioramento normale, per cui ci troveremo come al solito verso fine luglio con una situazione di temperature che saranno prossime ai 35 gradi, che ricordiamo sono anche eccessivi, no? Come abbiamo vissuto ieri ad esempio con 33-34 gradi di massima, che sono ben oltre la norma, anche se non hanno raggiunto ancora i picchi record degli scorsi anni. Eravamo abituati a avere situazioni estive con 37-38 gradi, che sono davvero tanti, anche 33 possono più che bastare, no? Marcellino, grazie come sempre, ci sentiamo nei prossimi giorni, grazie a te e anche ai tuoi tecnici Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia. Cambiamo ancora argomento, parliamo del mezzo pesante che ieri sera è andato in fiamme in A28 nell'area di servizio di Gruaro. Vigili del fuoco al lavoro e fino a tardanotte il servizio. Una colonna di fumo che si alza al cielo, le fiamme che imponenti facevano presagire al peggio. Attimi di paura ieri sera attorno alle 21.45 nell'area servizio di Gruaro in A28, direzione sud tra i caselli di Sesto Arreghena e Porto Gruaro, a seguito dell'incendio ad un auto articolato. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. Le fiamme sono divampate, come riferito dall'autista di nazionalità slovena, da una ruota e si sono subito estese al camion centinato che trasportava polietilene. Il mezzo pesante era parcheggiato nei pressi del distributore ad alta capacità di gasolio, al momento fuori servizio. I vigili del fuoco arrivati da Porto Gruaro, San Donà, San Vito, Pordenone e Mestre con 3 autopompe e serbatoio, 2 autobotti, un carro schiuma e 26 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme che hanno completamente bruciato il mezzo Scania, evitando il coinvolgimento del distributore. L'irraggiamento del calore e le fiamme hanno parzialmente danneggiato la pensilina e l'impianto elettrogeno a servizio di tutte le isole di distribuzione del carburante. Sul posto il personale di Autovie Venete e la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi di legge. La zona interessata dalle fiamme è stata transennata per essere poi bonificata. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della zona sono terminate questa mattina all'alba. Parlavamo di operazioni della polizia, polizia di Stato in prima linea, ha rintracciato dei latitanti all'estero, per 2 è stata chiesta l'estradizione. 2 latitanti sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato di Pordenone all'estero. Si tratta di un rumeno di 29 anni arrestato in Inghilterra, destinatario di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone. Deve espiare la pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione per numerosi furti commessi in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.
Sono state immediatamente avviate le procedure per la sua estradizione in Italia, dove sconterà la pena. Ieri è stato invece estradato dalla Germania e consegnato dall'Interpol alla polizia un cittadino italiano di 62 anni, poiché lo stesso deve scontare la pena di 2 anni, 1 mese e 7 giorni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti ed evasione. L'uomo, latitante da circa 2 anni, era stato recentemente arrestato in Germania dalla polizia tedesca dopo che gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone lo avevano localizzato nella cittadina di Ellingstad, dove gestiva una gelateria. Ma andiamo a parlare di sicurezza locale, perché Pordenone e Cordenos, che sono tra le altre cose due comuni contermini, stringono ancora di più dei patti, sinergie in comune, soprattutto per la gestione del servizio di polizia locale. Io comincio con Lucia Buna, proprio l'assessore del comune di Cordenos, finalmente ce l'avete fatta, quindi servizio di polizia locale convenzionato appunto con Pordenone. Quale novità porterà? Beh, certo, questa collaborazione è nata 1 anno e mezzo fa con l'assessore Lo Perfido per per avere un rapporto di collaborazione su un determinato problema che si era creato in una direttrice che è proprio contermine, quindi confinante. E da lì è nata questa collaborazione che è sfociata in una convenzione tra le due polizie municipali e che porterà sicuramente benefici ai nostri cittadini. È quello che noi ci crediamo, ci auguriamo, che ci possa essere questa collaborazione, ma anche questa tranquillità da parte del territorio, perché il territorio si uniforma di regole, di ordinanze e di criteri con un unico comando, e il comando sarà ancora di più valorizzato, perché oltre al comandante Rossi che deterrà insomma le regimi della situazione, poi con il nostro comandante Busetto e il vicecomandante lo stesso di Pordenone. Quindi ci aspettiamo veramente un notevole lavoro da parte loro, ma anche da parte nostra, che collaboreremo in questo percorso. Assessore, si parlava di una novità anche molto importante, i servizi serali notturni che attualmente mancano. Certo. Bisogna anche mettere in guardia i furbetti e dire attenzione, sì, avete scherzato magari fino a questo momento, da adesso non si sgarra più. Sì, Cordenons in questo mancava. Con questa collaborazione invece ci potrà essere un ulteriore ampliamento degli orari e quindi anche di pattugliamento, proprio perché le strade e le direttrici lo permettono, insomma, di poter ottenere questo risultato. Prego. Assessore Lo Perfido, un ottimo risultato, un ottimo traguardo raggiunto per Pordenone, cosa porterà invece questo tipo di collaborazione? Confidiamo di ottenere degli ottimi risultati. Intanto la collaborazione ha prodotto un ottimo accordo dal punto di vista della convenzione, che è un atto volontario, a differenza delle imposizioni di Serracchiani memoria, ovvero le urti che venivano imposte, per cui indipendentemente dalla esigenza del territorio venivano ordinate delle collaborazioni. La Polizia Municipale di Pordenone e l'amministrazione Ciriani aveva deciso di tenere la Polizia Municipale per se stessa, però di fronte a esigenze del territorio e una collaborazione che si è sviluppata nel tempo e ha visto della condivisione delle buone pratiche con il comune di Cordenons, l'assessore Buna, abbiamo deciso di mettere in piedi questa convenzione che nasce come start-up da qua a fine anno. Cercheremo di fare dei controlli a scacchiera utilizzando il personale in più, quindi se abbiamo una pattuglia che è dalle parti di Cordenons non sarà necessario mandare un'altra di Pordenone in quella direttrice, perché c'è già quella di Cordenons che potrà andare a controllare quel territorio. Quindi vuol dire che abbiamo liberato risorse per farle stare sul territorio, fare in modo che, uniformando anche regolamenti di polizia urbana, polizia commerciale e altri settori, polizia edilizia, potremo garantire un controllo più serrato sul territorio, garantire una maggior presenza delle pattuglie, delle agenti in divisa sul territorio, e facendo in modo che anche la cittadinanza possa avere più possa avere l'agente sul territorio presente e quindi percepire anche maggior sicurezza. Da
Entro breve partirà il numero unico della centrale operativa che nel momento in cui verrà contattato da parte del cittadino, a seconda che si tratti del comune di Cordenone o del comune di Pordenone, gli agenti in pattuglia andranno immediatamente inviati presso il luogo dal quale il cittadino chiama, e in questo modo cercheremo appunto di garantire una maggior sicurezza. Una cosa molto importante, sempre perché è una convenzione, diciamo, volontaria, è una convenzione aperta. Dal 1 di gennaio del 2019 entrerà a pieno regime e chiunque, qualsiasi altro territorio comunale con termine, quindi condividendo anche porzioni del territorio, potrà entrare a farne parte. Da questo punto di vista, la Polizia Municipale di Pordenone e la Polizia Municipale di Cordenons, che verranno unite, lasciano le porte aperte. Nel momento in cui dovesse diventare un punto di riferimento e una buona pratica, insomma, potrebbe essere molto utile per tutto il resto del territorio. Assessore, per esempio, voi eravate convenzionati con Roveredo in Piano. E quel comune lì che fine fa adesso? Ritorna ad avere il servizio, cercando di essere, come dire, il più semplice possibile nonostante i termini burocratici. C'era l'UTI, c'è l'UTI del Noncello. Roveredo, Pordenone, Porcia e Zoppola sono all'interno dell'UTI del Noncello. Pordenone, come comune capoluogo, aveva deciso di non conferire il servizio di polizia municipale all'interno dell'UTI, mentre Roveredo e Porcia sì, e quindi nel momento in cui è partita la convenzione con Cordenons, Roveredo doveva per forza uscire, perché rimanendo in UTI doveva assolutamente far partire la convenzione, cioè l'UTI, e la conferire il servizio di polizia municipale insieme a Porcia. E Zoppola non ha conferito, pur facendone parte dell'UTI, quindi vuol dire che, insomma, non è il massimo quanto stato obbligato da parte della precedente presidente Serracchiani. Noi invece, diciamo, con questa convenzione proviamo a sviluppare un rapporto di collaborazione. Roveredo e Porcia sono partiti con l'UTI e dal 1 di gennaio si vedrà. Ho una domanda ancora a te, che è la stessa poi domanda. Si parla sempre più di sicurezza, no, sui territori, assessore. Per quanto riguarda Cordenons, quali sono quelli maggiormente attenzionati, quelli che dovranno essere tenuti sotto controllo, anche attraverso il sistema di videosorveglianza, tra l'altro? Certo, noi poi andremo a implementare col 2019 tutto l'impianto di videosorveglianza, quindi sarà una maggiore sicurezza che daremo al cittadino attraverso un patto di sicurezza che abbiamo condiviso anche assieme al Comune già di Pordenone, nonostante la convenzione non fosse ancora partita, attraverso il prefetto e poi attraverso finanziamenti regionali a cui andremo a attingere. Quindi creeremo veramente una cintura di protezione del nostro territorio. Inoltre noi abbiamo anche un'esigenza molto, molto forte, molto sentita dai nostri cittadini, che è la parte rurale del territorio, quindi ambientale. Qui abbiamo parecchio degrado, perché il territorio si presta ad abbandoni di rifiuti. Essendo anche tanto esteso. Esatto, esatto. E di conseguenza anche con questa convenzione potremo creare, e sarà nostro intento, un regolamento di polizia rurale consono a entrambe le amministrazioni, che possa poi permettere i controlli incisivi e anche sanzionatori, perché a questo punto il territorio di tutti, l'ambiente di tutti, lo dobbiamo proteggere. Ecco. Assessore, lo perfido invece per quanto riguarda Pordenone, le zone maggiormente sotto controllo quali sono o quali saranno, giustamente? Pordenone, essendo comune capoluogo ed avendo tantissima affluenza di cittadini, non soltanto della città, ha problematiche di tipo complesso, quelle che possono essere magari determinate presenze all'interno dei parchi, determinate presenze in alcune zone della città. Devo dire che in questi anni, grazie al compito di coordinamento che è stato svolto dal comandante della Polizia Municipale, il dottor Stefano Rossi, gli agenti della Polizia Municipale, un controllo capillare c'è sul territorio. Quindi non vi sono problematiche in termini di sicurezza eclatanti. Ci sono le problematiche normali in un comune capoluogo in cui risiedono 50.000 persone, però tra il servizio della Polizia Municipale, l'ottima collaborazione con le forze dell'ordine in essere, il ruolo che il questore sta avendo che garantisce una certa presenza in città da parte dello Stato, delle istituzioni a controllare le strade e anche l'attività commerciale, i pubblici esercizi, credo che, insomma,
a Pordenone l'asticella si sia sollevata per quanto riguarda la percezione della sicurezza. Certo, non bisogna abbassare la guardia, però nel momento in cui andremo ad assumere 7 nuovi agenti di polizia municipale, credo che con questo ruolo riusciremo ad essere ancora più presenti sul territorio. Vi ringrazio veramente di cuore gli assessori Emanuele Loperfido e Lucia Buna, rispettivamente di Pordenone. Grazie di Pordenone. A voi. Ci vedremo Grazie. Sicuramente nei prossimi giorni. Parlavamo di latitanti pescati e c'è stato anche un latitante che è stato proprio pescato dalla polizia a Tarvisio. Prossimo servizio. Durante un normale controllo alla frontiera, la polizia di Tarvisio ha fermato un 51enne nato in Svizzera e residente in Campania, che era stato condannato per numerosi reati contro il patrimonio, tra cui furto e ricettazione, e doveva scontare una pena complessiva di 5 anni, 10 mesi e 8 giorni di reclusione, oltre a una sanzione pecuniaria di 1.591 euro. L'uomo si era sottratto alla giustizia italiana, ma non è scappato ai controlli degli agenti che lo hanno portato in carcere a Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ex convivente minaccia la compagna, denunciato un uomo a Udine. Un quarantenne di Udine è finito nei guai per aver minacciato la sua ex convivente non disposta a consegnargli 350 euro in contanti, l'uomo vittima della ludopatia. Senza porsi alcun problema ha sfondato la porta di casa, ha minacciato la figlia della donna che non ha potuto far altro che consegnargli il contante. La donna a quel punto ha sporto denuncia nei suoi confronti. Questa mattina, appena l'uomo è stato rintracciato dagli agenti della questura, hanno provveduto a convalidare la denuncia a piede libero per rapina nei suoi confronti. Parliamo adesso di concerto della pace a Medea, l'intervista al presidente del Consiglio regionale, Zanin. Per me è un onore partecipare come prima uscita da Presidente del Consiglio ufficialmente a questa iniziativa che racchiude in sé alcuni valori e alcune riflessioni molto importanti. Sicuramente quella della guerra, la fine della guerra, e quindi qui alla Rapacis, dove ci sono centinaia di territori che sono stati calpestati e bagnati dal sangue dei soldati, a ricordo che la guerra è iniqua oltre che ingiusta. E poi è un piacere che questa sera il concerto sia dedicato al mio predecessore Ettore Romoli, che seppur è stato per un breve periodo Presidente del Consiglio, parla per lui la sua storia, la sua esperienza, la sua umanità e ci lascia come futuro per le attività del Consiglio che presiedo un'eredità esigente. Quindi doppiamente orgoglioso e fiero di rappresentare la nostra regione stasera qui a Medea. Torniamo a Cordenone, lo facciamo con Andrea Serio, consigliere delegato, consigliere comunale di maggioranza delegato allo sport, e in sua compagnia c'è anche Flavio Zoccoletto. Chi è Flavio Zoccoletto? Il nuovo presidente della ASD Cordenone, Cordenone Calcio. Io partirei proprio con Andrea Serio, sport che ferve, sport molto importante a Cordenone, tra altre cose pioggia di riconoscimenti da parte del comune. Ci vuoi fare una panoramica? Allora, intanto buonasera a tutti. E ieri abbiamo, insieme alla giunta comunale, abbiamo dato dei riconoscimenti ai primi tre atleti di cui ci sono arrivate delle segnalazioni. Abbiamo premiato Chiara Gangi, che si è distinta nel calcio femminile, una giovanissima ragazza cordenonese che con la selezione nord-est ha vinto un importante titolo nazionale. E abbiamo premiato Eric Paties Montagnier, anche lui che ha portato categoria allievi nel ciclismo, 16 anni, che ha portato un ottimo risultato, ha riportato una maglia dopo 20 anni nel nostro paese. E abbiamo premiato Mirko Zanni, che nel settore pesistica, che è arrivato secondo ai Giochi del Mediterraneo. Quindi insomma, Cordenone che pulla di atleti, con grande orgoglio, lo dico. E quindi è giusto che l'amministrazione li sostenga, sostenga le famiglie, faccia vedere insomma che è vicino e che sostiene l'attività sportiva. E poi insomma c'è il calcio, la bella notizia di questi giorni, che finalmente è stato chiuso il cerchio dopo mesi purtroppo bui per la ASD Cordenone Calcio. C'è il nuovo presidente, ma soprattutto c'è questa vitalità, consigliere, e la voglia di ripartire. Ecco, sicuramente
E quando ho preso l'incarico, la prima cosa che mi hanno detto è: attenzione, bisogna mettere in mano un attimino al Codenosa. Avevamo una situazione un po' particolare, avevamo un presidente dimissionario, che ringrazio anche pubblicamente per tutto l'operato che ha svolto in questi anni, perché comunque ha portato a Codenosa. Salutiamo Mario Polotto, perché esattamente. Un amico, è stato veramente un profeta in patria, no? Per quanto riguarda le sorti calcistiche. Sì, no? Ecco. Effettivamente sì, e ha portato veramente grandi risultati nel nostro paese. Era arrivato, diciamo, alla fine del suo percorso. Adesso c'era il problema, appunto, di trovare una nuova figura, una nuova figura che abbiamo trovato in Flavio Zoccoletto, che si è reso subito disponibile, una persona che conosco da tanti anni, una persona che è sempre stata presente nel settore calcio, quindi una persona preparata, che ha iniziato subito a ricostituire la società, a ricostituire tutto quanto quello che sta attorno alla società. Ha permesso l'iscrizione, quindi Cordenons manterrà l'iscrizione in eccellenza. Questa cosa qua la dico perché è fondamentale. Tanto di chi dice, magari uno dice: ah, riparto dalla terza col fischio, riparto da dove appunto erano esattamente, rimasti. Esattamente, esattamente. E quindi insomma, gli diamo la parola, ringrazio che ruba la scena. Allora, benvenuto presidente Flavio Zoccoletto. Lui è un imprenditore. La prima domanda: chi gliel'ha fatto fare a mettersi in questa avventura? Tutta Cordenons. Sì, io sono sempre stato partecipe, appunto, per quanto riguarda il calcio a Cordenons, e quindi mi sono preso questo impegno di portare avanti la presidenza. Ho uno staff tecnico dietro abbastanza concreto, quindi a partire dal DS, voglio citarlo, il nostro DS è il signor Gabriele Vierri, poi abbiamo l'allenatore, il signor Andrea Barbieri, che viene appunto dalla primavera dell'Udinese, quindi voglio portare avanti un qualcosa di fondamentale per quanto riguarda i giovani. Ecco, partendo da questo, dico proprio, voglio partire e portare avanti il discorso dai primi calci arrivare all'eccellenza, perché manca questo legame, diciamo, ecco. Però io mi riprometto e lo farò. Adesso abbiamo un obiettivo triennale per la prima squadra, però io vorrei portare appunto dai pulcini, arrivare che questi pulcini facciano l'eccellenza un domani. Presidente, si parla sempre più di crisi di vocazione, soprattutto di volontari, ma soprattutto anche per la burocrazia, che sicuramente non aiuta. Cordenons, com'è la situazione all'interno della sua all'interno appunto proprio la sua società? Se siete ripartiti, vuol dire che c'è stato anche lo spirito di squadra e tanti volontari, perché di volontari si tratta, che hanno detto: ci mettiamo ancora una volta. Esatto. In gioco. Io appunto ritorno a dire, ho dei dei dirigenti che c'erano 20 anni fa, per dire, 10 anni fa, che sono voluti venire con me per portare avanti questo mio obiettivo. Senta, puntiamo alla salvezza o qualcosa di più? La salvezza innanzitutto, qualcosa di più forse meglio. Ci fermiamo qua. Comunque ce la facciamo. Allora, quindi migliori auguri, un grosso in bocca al lupo non soltanto ad Andrea Serio, consigliere comunale a Cordenons, ma soprattutto al neo presidente della ASD Cordenons Calcio, Flavio Zoccoletto. Sì. Tanti auguri di buon lavoro. La ringrazio. Proseguiamo quindi col nostro telegiornale, adesso parliamo con Sebastiano Callari, con l'assessore di Consiglio Autonomie Locali. Il servizio. Avevamo un problema, una criticità che ho ritrovato nel mio tavolo immediatamente dopo l'inizio del mio mandato, che era quello del contratto del comparto, nei confronti dei quali i giudici contabili non avevano dato la necessaria certificazione. Abbiamo rivisto un attimino i termini del contratto, abbiamo chiesto nuovamente un parere alla Corte dei Conti sulla base di una rivisitazione di quello che era stato scritto. Ci è stato consigliato di valutare un po' meglio la norma, abbiamo scritto questo emendamento che metteremo nella legge di assestamento, che sarà in aula la prossima settimana,
nei confronti della quale finalmente chiuderemo la partita del contratto, dando finalmente alle persone che stanno aspettando oramai da troppo tempo di avere il rinnovo contrattuale. Non è stato facile ritrovare all'interno del bilancio della Regione le risorse necessarie, lo abbiamo trovato, lo abbiamo fatto, abbiamo evitato soprattutto di risederci a un tavolo di trattativa che sarebbe stato particolarmente penoso, particolarmente travagliato e soprattutto avrebbe esposto gli enti locali, i comuni, ad una possibile, a una possibilità che debbano, che dovessero mettere mano al loro portafoglio e trovare loro le necessarie coperture. In realtà abbiamo voluto dare un segnale nei confronti di enti locali che negli anni scorsi hanno scontato un attimino la trasformazione della geografia istituzionale. Abbiamo cercato di dare un segnale di riappacificazione. Ecco, la Regione si rimette un po' al servizio dei cittadini e degli enti locali, e questo è un primo segnale. Ovviamente è un caso del tutto eccezionale, perché ovviamente i comuni, gli enti locali si sono ritrovati a doversi scontrare con una riforma che non è sempre stata, parlo della legge 26, che è sempre stata accettata dai territori, anzi in buona parte non è mai stata accettata, l'hanno spesso subita. E questo del contratto si poneva all'interno di questa geografia istituzionale. Abbiamo cercato di porre rimedio, come stiamo facendo in tanti campi, e questo è il primo grande segnale che abbiamo voluto dare. Tanti gli argomenti da sviluppare col nostro prossimo ospite, ci ha raggiunto infatti in studio Stefano Turchette, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per la Lega. Ben ritrovato dottor Turchette. Temi importanti, appunto, dicevo, autonomie locali, l'immigrazione ma anche l'assenteismo con i licenziamenti proprio in regione. Io direi di partire con le autonomie, mi sembra che si stiano facendo dei passi avanti, ma soprattutto si sta dando la possibilità ai comuni che non avevano aderito, certo, all'iniziativa di essere appunto competitivi e soprattutto anche di ricevere lo stesso dei finanziamenti, così? Beh, certo, la Giunta regionale in queste ultime settimane si è mossa proprio in questo senso. I comuni che non avevano aderito alle UTI o comunque erano entrati in ritardo e non avevano potuto partecipare alla spartizione, tra virgolette, delle risorse regionali, sono stati in queste ultime settimane sono stati appunto convocati dall'assessore Roberti ed è stata data loro questa garanzia, quindi la possibilità per alcuni di loro di assumere anche quel personale che mancava e per altri di andare a completamento di opere e progetti importanti per le amministrazioni. Quindi credo che non siano stati puniti, come dice l'opposizione a Trieste, non siano stati puniti i sindaci che avevano aderito alle UTI, ma siano stati messi sullo stesso piano anche i sindaci che alle UTI non avevano aderito. D'altronde il nostro presidente Massimiliano Federica è stato molto chiaro, ha detto che la riforma degli enti locali sarà una riforma condivisa dopo aver ascoltato tutti, ma soprattutto una riforma che consentirà di ridare peso al territorio, di ridare autonomia al territorio e soprattutto di avere per questi quattro cantoni o per questi quattro mandamenti, come vorremmo chiamarli dopo, un rappresentante politico che sia eletto dai cittadini al quale i cittadini possono rivolgersi. Qui a Pordenone abbiamo degli esempi calzanti, voglio dire in questo momento se ci sono problemi nelle scuole di ordine superiore, dei licei, dell'istituto tecnico superiore, dell'IPS, i cittadini si rivolgono a chi? Al sindaco di Porcia, che per quanto preparato, bravo sia, o per quanto potrà essere, che è il presidente dell'ultimo, che è il preparato, non ha sicuramente il tempo e nemmeno penso la predisposizione per affrontare i problemi che riguardano le scuole superiori che una volta erano a carico della provincia. Per cui credo che questa sia stata senza dubbio una scelta di grande responsabilità, quella di appunto rimettere mano agli enti locali. Altro argomento importante che si sta trattando in questi giorni a Trieste riguarda il piano di immigrazione e a riguardo insomma la Commissione Sesta. Ieri ha avuto in audizione l'assessore Roberti, il quale ha spiegato per quali ragioni il piano di immigrazione in regione è stato rivisto, non è stato cancellato. Il piano di immigrazione della passata amministrazione, dell'amministrazione Serracchiani, prevedeva una serie di progetti, iniziative sul territorio che alla fine costavano quasi 5 milioni di euro. Una revisione, una ricognizione sul territorio ha fatto sì
abbiamo capito che la gran parte di queste risorse ancora non erano state utilizzate, per cui sono stati individuati quegli interventi, quei progetti che non sono politicamente condivisi dal centrodestra, sono stati ritarati questi progetti, alcuni sono stati proprio cancellati, ma un piano per l'immigrazione ancora in Regione Friuli Venezia Giulia esiste. Una parte importante l'ha fatta l'assessore quando ha messo mano all'accoglienza diffusa, quelle risorse che andavano per l'accoglienza diffusa. Ecco, io ho avuto questa impressione leggendo il vecchio piano dell'amministrazione Serracchiani, che più che una distribuzione di risorse agli immigrati, agli utenti deboli, era prevista una distribuzione di risorse a quegli enti e quelle istituzioni che si occupano di loro. Le cosiddette cooperative. Infatti abbiamo visto dei bilanci partiti magari da 5.000 euro a 1 milione di euro. Fai un ragionamento. Da questi schermi era partito il messaggio da questo TG qualche mese fa, e lì si poteva chiaramente vedere come alcuni di questi enti o di queste cooperative erano passati da bilanci di 100-150.000 euro all'anno anche ai 2-3 milioni. Quindi effettivamente a noi il minore che diventa diciottenne il giorno dopo non è che costi 75 euro, prima costava 35 e poi costa 75, a lui non vanno 75 euro, però sul territorio ci sono delle aziende, a questo punto io le chiamo aziende senza paura, che danno questo tipo di assistenza, che poi è opinabile, perché anche lì io vorrei andare a vedere questi progetti che riscontro poi portano sul territorio. Ha la stessa impressione, e magari andiamo più a livello nazionale, anche delle ONG che funzioni così? O le ONG sono un altro tipo di discorso? Ci sono sicuramente delle ONG che sono nate sulla base dei bisogni e principi, sicuramente hanno agito con spirito genuino. Poi naturalmente quando il business del movimento delle persone si fa interessante arrivano indubbiamente delle ONG, che forse ONG non sono, ma anche lì si tratta di navi dove i denari vengono elargiti da chi è interessato a svuotare l'Africa. Ecco, perché io sono uno di quelli che dice da sempre che gli africani, io non credo che ambiscano a venire in Europa. Una persona che nasce in Africa vorrebbe rimanere in Africa. Chi la fa sloggiare dall'Africa, al di là della miseria, sono quegli uomini bianchi che arrivano per loro interesse. Allora io dico tante volte, scherzando, lo dicevano anche i miei ragazzi a scuola, no? Che bisognerebbe accoglierli, rifocillarli, addestrarli, armarli e rimandarli, riportarli di là, riconquistarsi il paese, perché quello è il paese loro. Sono nati lì e lì avrebbero il diritto di crescere, anche perché l'Africa è un continente ricchissimo di risorse. Ma che non sono state ancora, però. Che non sono state utilizzate dagli africani e che in questo momento vengono per la maggior parte depredate da paesi stranieri, da multinazionali che sicuramente sono peggiori dei colonizzatori del secolo scorso, di due secoli fa. Consigliere, una battuta velocissima, anche perché stiamo sforando con i tempi, sugli assenteisti che finalmente insomma devono alzarsi dalla sedia e trovarsi un'altra occupazione, no? Beh, per fortuna sì, diciamo che in questo caso il direttore generale, il dottor Milan, ha agito correttamente dopo aver sentito queste persone e ha deciso di licenziarle. Quattro sono stati licenziati, probabilmente faranno ricorso, si tratta di episodi che risalgono penso a 3 anni fa, 2 anni fa, e in questo caso la magistratura ha agito abbastanza celermente. Ora, sono episodi che vanno naturalmente condannati, sono atteggiamenti che non possono essere accettati in amministrazione pubblica, soprattutto in amministrazione pubblica, e quindi bene ha fatto l'amministrazione regionale ad allontanare queste 4 persone e a sospenderne altre 4 o 5, credo. È fisiologico che in una struttura che conta migliaia di persone qualcuno faccia il furbo. Questa poi era una sede anche decentrata, la sede di Gorizia. Io credo che comunque i dirigenti, i datori di lavoro quindi, che sono comandati dalla regione, hanno il compito di vigilare affinché nessuno faccia il furbo e di condannare immediatamente il comportamento e di segnalare, perché mi risulta che anche in enti pubblici qui a Pordenone, mi risulta, ma ci sono né indizi né prove, però ci sia qualcuno che fa il furbo perché viene visto in orario di lavoro a fare la spesa o a prendere il caffè. Indagare. Parliamo della zona
del centro di Pordenone. Poi indagheremo anche su questo versante. Ci vediamo la settimana prossima, grazie a Stefano Turchetti, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il gruppo della Lega. La notizia, proprio parlavamo di Pordenone, da Pordenone ripartiamo, Palazzo del Fumetto firmata la convenzione, dopo l'estate arriveranno le mostre e anche i corsi. Via libera della Giunta Ciriani alla convenzione che avvia ufficialmente l'esperienza del PAF, il Palazzo del Fumetto, presso Galleria Pizzinato e Villa Galvani. Comune e Vasta Gamma, l'associazione del fumettista Giulio De Vita, cui è affidata la struttura, hanno messo nero su bianco i rispettivi impegni. L'amministrazione comunale concede gratuitamente i locali espositivi e contribuisce con 60.000 euro alle iniziative, riservandosi di erogare un ulteriore contributo per l'anno prossimo, in funzione del programma proposto. A fronte di ciò, il PAF dovrà offrire con mezzi propri al pubblico mostre e attività formative, in particolare dovrà promuovere un'esposizione permanente del fumetto, una o più mostre temporanee annuali con importanti autori internazionali, esposizioni di nicchia locali o sperimentali. Quello di Pordenone è il primo palazzo italiano del fumetto, tra i pochi esistenti in Europa per come è concepito. L'idea di fondo dei promotori è usare il fumetto come passepartout per dialogare con tutte le altre discipline artistiche, produrre cultura, fare didattica e formazione per tutti e di tutti i livelli, creare i posti di lavoro. Un modo anche per reinventare e rigenerare Galleria Pizzinato, fare mostre, esposizioni esperienziali e coinvolgenti per tutti. A scommettere sul fumetto come leva di sviluppo è stato il sindaco Alessandro Ciriani, che concepisce il PAF come un laboratorio sia artistico sia imprenditoriale e occupazionale, pronto a fare rete con università e scuole. Una realtà che senza tradire la propria vocazione culturale sa connettersi con il lavoro e l'economia. Penso alla possibilità per i nostri ragazzi di frequentare corsi e workshop con disegnatori di livello mondiale per poi presentarsi alle aziende. Ora abbiamo posto le fondamenta, conclude. Ci muoveremo passo dopo passo affinché questo polo diventi di richiamo internazionale. I gestori del PAF dovranno presentare al Comune una relazione annuale su quanto svolto e sui risultati economici relativi alla gestione della struttura. Al termine dei 2 anni di sperimentazione della convenzione, l'amministrazione municipale valuterà la redditività dei progetti culturali per eventualmente ridefinire e ritarare la misura del contributo. Torna il Pungitopo, quindi microfoni aperti per Mario Pujatti. Salve, ieri pareva che il governo avesse dei grossi problemi rispetto alle nomine. Il ministro dell'economia Tria aveva fatto delle ipotesi, delle proposte, soprattutto per la Cassa Depositi e Prestiti, che evidentemente questo governo vede come una sorta di, per usare il termine, di Tremonti. Scusate, non avevo messo il microfono, ricomincio da capo. E stavo dicendo che ieri sembrava che il governo avesse dei grossi problemi rispetto alle nomine. Il ministro dell'economia Tria aveva fatto delle proposte soprattutto per l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, perché evidentemente questo governo lo vede come una sorta di gallina dalle uova d'oro, ha detto qualcuno, e oggi i problemi sono stati risolti, è stato individuato una persona nuova, diversa da quella indicata da Tria, si chiama Fabrizio Palermo, è un manager che ha un curriculum importante, ha fatto tante cose, è stato 9 anni in Fincantieri e dal 2004 è un funzionario della Cassa Depositi e Prestiti. Si dice che sia stato l'amministratore delegato di Fincantieri Bono a suggerire a Giorgetti questa nomina, non lo so, staremo a vedere. Comunque la sensazione che si ha è che tutta questa baruffa sul capo
della Cassa Depositi e Prestiti sia dovuta all'idea manifestata un paio di giorni fa di mantenere l'Alitalia in Italia, ossia di continuare a buttare soldi per mantenere la compagnia di bandiera. L'Italia fino ad oggi è costata allo Stato italiano 7,7 miliardi di euro, l'ipotesi per tenerla in piedi di metterne altri 5 miliardi e mezzo, e l'altro giorno un ministro ha detto che stanno cercando un socio di minoranza, un socio col 49%, dove prendono i soldi non si sa, e una delle possibili fonti potrebbe essere questa, e questo potrebbe essere il motivo di tutta sta discussione, sta baruffa. Staremo a vedere quello che succederà. Oggi sul Messaggero Veneto, in seconda pagina, c'è un titolo che leggo: il cemento torna a invadere i prati. In un anno, sparito l'8,9% del suolo. Se questa notizia fosse vera, sarebbe una cosa non disastrosa, di più allucinante. Ma non è vera, non può essere vera, nel senso che fino ad oggi complessivamente è stato cementizzato il 9% del territorio della regione, che non è poco, per carità, però non può essere, questo non è avvenuto in un anno, è avvenuto in decenni. Detto questo, evidentemente chi fa i titoli non è chi scrive gli articoli, come sempre, è un incidente di percorso, come si dice. La sostanza però è che si continua a consumare territorio, e il territorio non è che dopo si può ripristinare, quando è consumato, e quindi bisogna imparare, qualcuno lo dice da decenni, a riutilizzare le cose che ci sono senza consumare territorio nuovo. Invece, non solo in questa regione, ma in tutta Italia, le terre agricole non esistono, o meglio, sono terre in attesa di essere edificate. Questa è la cultura, evidentemente, che c'è. Questa cultura deve cambiare, deve cambiare. Ultima cosa, oggi a Trieste, in Consiglio Comunale, c'è stata un'audizione dei vertici della Fondazione del Teatro Verdi, perché c'è stato avevano chiamato Bosso, un pianista, direttore d'orchestra, eccetera, è diventato famoso perché aveva partecipato al Festival di Sanremo, diciamo che è famoso non perché è un bravo musicista, perché è un musicista disabile. E comunque questo feeling si è rotto, Bosso se n'è andato, non si sa bene perché. Qualcuno dice che ci sono stati delle divergenze, diciamo, di tipo economico. Io mi ricordo una cosa: quando Bosso è stato presentato dal sindaco di Trieste e dal sovrintendente del Teatro Verdi a Milano, si è detto che Bosso veniva gratuitamente. Mi limito a questo, a ricordare questo. Adesso pare che se ne sia andato perché non si sono accordati sui compensi. Alla prossima. Da Mario Pujatti, il Pungitoppo, a Stefania Boltin, assessore comunale a Pordenone. Parliamo di comuni ricicloni, anche perché mi sembra di aver capito che c'è un premio e l'ha anche ritirato. Sì, purtroppo non sono potuta andare in giugno a Roma per altri impegni istituzionali, quindi mi sono recata mercoledì a Malnisio in occasione di un'altra manifestazione di Legambiente in cui presentavano due libri fotografici e ci hanno consegnato il premio. Adesso vi faccio vedere, questa è la targa visibile a tutti, e più questo è l'attestato, quindi miglior capoluogo rifiuti free regione Friuli Venezia Giulia, il comune di Pordenone. Questo naturalmente non è un premio per l'amministrazione, ma è un premio che viene dedicato a tutti i cittadini che con loro comportamenti virtuosi ci aiutano a portare sempre più alta la percentuale di raccolta differenziata a Pordenone.
Una delle pecche, però, un neo che abbiamo ancora, è la produzione pro capite di rifiuto secco non riciclabile, perché siamo sempre poco sotto i 75 kg pro capite. Quindi bisogna spingere ancora, sensibilizzare affinché si possa ridurre anche questa parte, diciamo, di rifiuto. Tanto è stato fatto, tanto faremo ancora. Adesso è al vaglio una nuova forma di raccolta rifiuti, vediamo se riusciamo a portare a casa anche la raccolta porta a porta, quindi verranno premiati ancora di più i comportamenti virtuosi dei nostri cittadini. Anche in questo periodo stiamo studiando come mettere all'opera e come costruire anche un centro di riuso, perché come sappiamo il bene, una volta che varca la soglia dell'ecocentro, dell'ecopiazzola, diventa rifiuto. Se noi riusciamo a rintracciarlo prima, il bene resta bene e può essere riutilizzato. Quindi non c'è consumo di altre materie prime, ma riutilizziamo i beni che abbiamo. Ricordiamo sempre di non utilizzare tanta plastica, che inquina tantissimo, inquina i nostri mari, le nostre spiagge, fa male ai nostri animali acquatici. E cerchiamo magari di usare bottiglie di vetro, bottiglie riciclabili. Non utilizziamo cotton fioc, che per fortuna dal prossimo anno verranno banditi, perché verranno prodotti dalle aziende solamente cotton fioc ecologici, giusto per fare un esempio. Quindi tutti i comportamenti virtuosi che ci porteranno ad avere un ambiente più sano, una minor produzione anche di rifiuti. Bene, poi facciamo anche una parentesi sulla zanzara tigre, perché insomma sì. Avete fatto delle opere di bonifica, però purtroppo ci sono ancora. Però bisogna dire, c'è poca tolleranza da parte del cittadino per certi versi, questo bisogna ammetterlo. Quest'anno ci sono meno zanzare, io sono uno dei soggetti più colpiti perché mi beccano tutti gli anni, quindi quando vado in giardino vado con la muta, diciamocelo. Però, come avevo già detto, il Comune di Pordenone, con l'accordo siglato con la Federfarma, consegna a tutti i cittadini di Pordenone un primo kit di pastiglie antilarva, perché come sappiamo non possiamo fare degli interventi adulticidi, ma solamente larvicidi. Però dobbiamo sollecitare i cittadini affinché facciano tutti questo tipo di intervento, perché se lo faccio io nelle mie caditoie domestiche e non lo fanno il mio vicino di sinistra e neanche quello di destra, è inutile anche quello che faccio io, perché comunque il comune provvede sempre nei parchi, in tutte le caditoie cittadine, nelle zone sensibili, viene sempre fatto periodicamente il trattamento per le zanzare e anche quello per i ratti. Bene, io ringrazio come sempre Stefania Boltina, assessore al Comune di Pordenone, ci vedremo la settimana prossima. Sì, buona serata. Proseguiamo col telegiornale. Spacciatore italiano arrestato a Tolmezzo, il servizio lo firma Omar Costantini. È finito in manette un giovane friulano sorpreso dagli agenti della polizia locale della UTI della Carnia durante un controllo mentre spacciava in pieno centro a Tolmezzo. Dopo alcune segnalazioni fatte dagli abitanti del capoluogo dell'Alto Friuli, nella giornata di mercoledì è terminata per ora l'attività dello spacciatore seriale. La pattuglia di passaggio ha notato la presenza di alcuni soggetti e ha provveduto a effettuare diversi controlli, identificando i maggiorenni con precedenti specifici legati all'utilizzo e spaccio di droghe. Proprio in questa occasione gli agenti hanno trovato e sequestrato 20 grammi di stupefacente appartenente a un soggetto deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Ma prima di tornare a parlare di sport con il collega giornalista Stefano Boscariolo, vi devo dare proprio una notizia di servizio, anche perché ci sono delle iniziative che purtroppo non vengono sponsorizzate, o meglio, vengono sponsorizzate, ma poi la gente si perde, ma dov'è, dove? Allora, Proloco di Bibione, col patrocinio del Comune di San Michele, organizza a Bibione Sissi Stile, Eleganza ed Emozioni, esposizione di riproduzione di abiti indossati dall'imperatrice Sissi. La mostra è stata aperta il 15 giugno 2018, ma c'è tempo fino al 15 settembre 2018 per vederla. Sissi Stile, Eleganza, Emozioni, esibizioni ovviamente dove? Al Shop Center di Bibione, aperti al primo piano, aperti tutti i giorni dalle 17 alle 22, sabato e domenica dalle 14 alle 22, nei giorni di maltempo aperto a partire dalle 10. L'ingresso costa 5 euro, i bambini invece
fino ai 10 anni, per i bambini appunto stesso l'ingresso è gratuito. A cura di Dolores Patrizio, ci sono appunto le indicazioni anche promozione a cura di Don Arturo Rizza, per informazioni 333 94 58 284. Potete anche visitare il sito web www.bibione.com oppure www.comunesanmichele.it. Non perdete questa mostra bellissima, magari se andate al mare ritagliatevi qualche minuto per andare a visitare questa bellissima mostra organizzata da Proloco di Bibione col patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento. Sissi, stile, eleganza, emozioni, esposizione di riproduzione di abiti indossati dall'imperatrice Sissi. C'è tempo fino al 15 settembre. Ve l'avevo annunciato, parliamo dalla eleganza, dalla moda, andiamo allo sport. Lui è il giornalista collega Stefano Boscariol. Buonasera. Ben ritrovato, Tor Boscariol. Grazie, direttore. Buonasera. Buonasera. Cosa vuole nel pentolone? Allora, ci dia le ultimissime tra calcio, atletica, basket, insomma, c'è un bel purpurì, no, di notizie. Sicuramente l'ambiente sportivo pordenonese è molto ricco. Io non per priorità o non priorità, comincerei giusto così per dare a un impianto come quello del Bottecchia, in questo caso alla luce dei fatti, come ristrutturazione del velodromo ciclistico. Una storia, io che poi vengo dallo sport pordenonese da vecchia data, dal pordenone calcio poi alla pallacanestro, credo che questo catino che sia stato ristrutturato, oltre non solo per la platea calcistica ma soprattutto per il ciclismo, sia un valore aggiunto per la città. La città che, come ben sapete, ha anche inaugurato il campo d'atletica Mario Agosti, quindi l'impiantistica si sta rimodernando e si sta riproponendo alla luce come la massima della sua efficienza e della sua capacità per gli sportivi pordenonesi, ma anche per gli appassionati che vogliono seguire queste attività relative agli impianti. Parlerei anche di un progetto che si svilupperà sicuramente il 30 settembre ed è un progetto mai conosciuto, abituale, quella della maratonina dei Borghi e la maratonina a livello internazionale, che quest'anno viene disputata il 30 settembre, viene anticipata di una settimana per problemi organizzativi. Io so che ho parlato con il presidente Luciano Sgrazzutti, il professor Sgrazzutti e il professor Roberto Belcarri in questi giorni, perché mi hanno un po' coinvolto anche nell'organizzazione. Si preannuncia una maratonina, un evento internazionale ancora più in crescita, con eventi collaterali preceduti nella serata antecedenti appunto la domenica. Uno in particolare, segnalo che questo è il grande sforzo che fa l'organizzazione, è quella di chiamare il professor Paolo Crepè, psichiatra, molti lo conoscono perché anche a me è vicino, non a caso ci sarò anch'io quella serata, per un argomento molto interessante dove si parlerà del coraggio, la rivoluzione sociologica antropologica 4.0. Questo è uno dei tanti eventi che precederanno l'evento di domenica 30 settembre. Ricordatevi però il 30 settembre, dove ci sarà la gara internazionale preceduta come la solita passeggiata per i Borghi dell'Uncello, alla quale molti partecipano ogni anno. E Pordenone Calcio. Pordenone Calcio si sa, è in prima pagina ormai, caro direttore, quotidianamente, ma ne ha d'onde. Ringrazio anche il collega Marco Michelin che manda tempestivamente, correttamente, professionalmente delle ottime comunicazioni, e il Pordenone si sta costruendo una stagione, almeno così dai dati di fatto e da quello che si può vedere e annotare, di grande spessore. Sappiamo, come ben detto l'altra volta, che disputerà per la felicità di molti pordenesi il campionato al Bottecchia, quindi sono tutti contenti per questo e speriamo che sia, come è stato preannunciato, un campionato di promozione verso la Serie B, in una stagione in cui il calcio ne ha visti tutti i colori, di retrocessioni, di squadre squalificate. Veniamo proprio oggi dalla sentenza del Milan che è stato riemesso a questa competizione internazionale. Io avrei qualcosa da ridire su questa cosa, se devo essere sincero. Non mi vengano meno i tifosi milanisti, ma si è riscontrato che c'è stato un illecito nei bilanci e il presidente è stato accusato di falso in bilancio e quelle cose lì, vuol dire che sono stati acquistati giocatori con situazioni che esulano dal fair play, quindi i risultati ottenuti sul campo sono un po' falsati, se c'è una logica nelle cose. Non lo dico ovviamente da juventino, che noi in questo momento siamo un po' sopra le parti, però da uomo sport dico che non è l'acquisto di un Cristiano Ronaldo che può fare effettivamente la differenza, perché
Sicuramente il valore del giocatore è incontestabile, però bisogna sempre inserirlo in un gioco di squadra e in una situazione societaria che deve essere fatta a quadrato. Però dai risultati si vede che le cose stanno andando bene. Ultima cosa, direttore, vi ricordo che in occasione dei campionati paraciclistici mondiali che si disputeranno a Maniago nei primi giorni di agosto, ci sarà una manifestazione collaterale sabato prossimo alle ore 16:30 che riguarda un'iniziativa per la solidarietà, 13 km di passeggiato o in bicicletta. Se venite a Maniago a quell'ora lì poi potete partecipare a questa interessante iniziativa dove i fondi verranno poi dati in beneficenza alle associazioni di solidarietà. E vi ringrazio per l'ascolto. Grazie come sempre quindi al collega amico e giornalista Stefano Boscarioli, ci vedremo la settimana prossima con alcune chicche e altre novità che riguardano da vicino il mondo dello sport. Grazie ancora dottor Boscarioli per essere stato in nostra compagnia. In nostra compagnia ci ha appena raggiunto, lui è Luigi Gambelline, Aquile dal Friul. Beh, dovete sapere che la settimana prossima partirà un bel progetto proprio su questo canale, sull'emittente TPN, un nuovo programma, Aquile Libere. Ce ne vuole parlare? Ben volentieri, direttore, ed è con grande soddisfazione, oltre che ringraziare ovviamente la sua persona e la redazione di Telepordenone che ci ha dato questa possibilità, in cui vogliamo nel giro di poche decine di minuti, qualche decina di minuti al massimo, sintetizzare un po' gli avvenimenti politici e culturali che sono successi nella settimana e fare anche le nostre proposte come movimento friulanista. Nostre proposte che altrimenti farebbero molta fatica ad aggiungere alle persone, e noi invece ci teniamo affinché le persone siano informate su quelli che sono i nostri progetti per i prossimi anni a venire, per cambiare le sorti di questa regione. In particolare poi guardiamo la provincia di Pordenone, diciamo la provincia anche se non esiste ufficialmente, ma in realtà il territorio è questo. Ecco, noi come Aquile del Friuli ci siamo impegnati a portare avanti ogni settimana un appuntamento su questa emittente il martedì, in cui vogliamo appunto trasmettere sia i nostri progetti, ma soprattutto lanciare delle proposte e poi naturalmente ascoltare quelle che saranno le proposte o comunque diciamo gli interventi dei nostri ospiti e soprattutto di chi ci seguirà. Questo direttore è un po' la sintesi di questo appuntamento. Aquile Libere, Aquile Libere. Se no la gente dice mi ha già detto tutto, non vedo neanche questo programma. Certo, no, invece penso sia importante seguirlo e soprattutto intervenire via mail, via telefono, come volete, ma dire anche la vostra. Non vogliamo fare i sapientoni, ma vogliamo piuttosto ascoltare quelle che sono le vostre proposte, quelle che sono le vostre indicazioni. Senta, quando andrà in onda, che non mi ricordo più? Martedì. Martedì prossimo dopo il TG. Quindi ogni martedì ogni dopo martedì. Il telegiornale, certo. A partire quindi dalle 21, a partire dalle 21 Agnese, dalle 21. No, se non sbaglio. 20:45. Ecco, 20:45. Sintonizzati, ogni martedì c'è Aquile Libere. Beh, il consiglio migliore è ascoltare il telegiornale, che è molto importante per conoscere un po' quello che è successo sul territorio, e poi proseguire l'ascolto con Aquile Libere. Un programma proprio a cura degli amici di Aquile dal Friul, con in testa insomma Luigi Gambellini, Michele Tomasella, appunto ci sono anche tanti altri interpreti, la Isa Dorigo, certo. Insomma, ci sono veramente tanti protagonisti, persone nuove, persone che si approcciano anche al modo di fare comunicazione, politica, in termini molto specifici e soprattutto radicati sul territorio. Quindi a partire da martedì, Aquile Libere, il programma di Aquile dal Friul. Grazie ancora a Luigi Gambellini, grazie per essere stato in nostra compagnia. Da un esponente di Aquile dal Friul, all'assessore comunale Guglielmina Cucci, ben ritrovata ovviamente, grazie per essere ai nostri studi. Due iniziative importanti di valorizzazione della città, ma soprattutto di iniziative culturali. Sì, entrambe. Turistica, la prima, ne parlo del Noncello Sunday, che domenica 22 luglio presenterà una versione estiva, che consentirà comunque di vivere il fiume tutta la giornata con escursioni in canoa sul Noncello a cura della Polisportiva Montereale e il solito percorso fluviale che gli amici dell'Associazione Gomonauti Pordenonesi sempre gratuitamente, così come le canoe, danno la possibilità a tutte le persone, mettono quindi a disposizione questo servizio durante queste domeniche. E ci sarà poi la possibilità di
nella seconda parte, soprattutto nella parte serale, di vivere quello che la domenica, di solito la domenica, le domeniche sul fiume presentano, ovvero le iniziative, animazione, iniziative di animazioni, i laboratori e le attività per i bambini con i cantastorie. Alle 18:30 ci saranno poi due concerti dal vivo. Ricordo che la Rivierasca sarà chiusa dalle ore 17 alle ore 24, quindi ci sarà la possibilità di passeggiare lungo la Rivierasca. Ricordo che le auto naturalmente sono bandite, mentre il passeggio è ben accetto. Ci saranno poi dalle 20 in poi, per gli amanti del ballo, l'animazione con i balli latinoamericani, e poi per gli amanti invece delle escursioni crepuscolari ci sarà la possibilità appunto di scoprire attraverso delle escursioni la natura nascosta. Ci sarà poi la possibilità per gli amanti invece delle stelle, della luna e delle stelle, e quindi per i più romantici, di osservare questi i pianeti con attraverso il telescopio. Poi nel frattempo, tra un'iniziativa e l'altra, ci saranno anche la gastronomia, la musica e appunto il food. Alle 21:30 sul pontile del fiume Noncello un evento eccezionale, il Cinema sotto le stelle, il cinema gratuito in collaborazione con il Cinema Zero, che presenterà il film La forma dell'acqua. Ma voglio anche ricordare che c'è un'anteprima aspettando Noncello Sunday, sabato 21 luglio, sempre sul ponte di Adamo ed Eva alle ore 21, ci sarà uno spettacolo Canzoni d'amore e di libertà, che introdurrà alla domenica della Rivierasca. E l'altra iniziativa importante è un'iniziativa dal titolo Uniti contro la violenza sulle donne, non solo una data, ed è una marcia di solidarietà, non competitiva, che unisce tutto il territorio sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione della violenza contro le donne. E noi abbiamo deciso di promuovere assieme a parecchie associazioni culturali del territorio, tra cui l'associazione in prima persona, l'associazione maschile Uomini contro la violenza sulle donne, Carta di Pordenone, il protocollo che raggruppa ben 50 realtà diverse impegnate proprio attraverso iniziative virtuose a promuovere i valori espressi da questo protocollo, che ha un titolo significativo, Media e rappresentazione di genere, e quindi si prefigge di promuovere un'immagine equa e rispettosa sia dell'uomo che della donna. La marcia di solidarietà è una marcia che unisce tutto il territorio, un territorio unito per un progetto comune, un progetto che ha l'intento di mantenere alta l'attenzione su questo tema e soprattutto di collaborare uniti per prevenire azioni tragiche che riguardano le donne, che troppo spesso ancora sono protagoniste di tragici fatti di cronaca. E ricordo che si svolgerà anche con la pioggia, perché il nostro impegno è forte. Va al di là del tempo. Va al di là del tempo, naturalmente. Infatti non solo una data, perché questo tema non ha date, non ha periodi, e quindi va al di là anche delle consuete celebrazioni del 25 novembre. Vi aspettiamo quindi domani sera sotto la loggia, dalle 19:30 è possibile iscriversi. E noi ci vediamo la settimana prossima, grazie a Guglielmino Acucci, assessore al comune di Pordenone. Vedo già l'ospite in Veneto, Alessio, a te la linea. Sì, con Fabiano Barbisan, si parla di impianto crematorio, se ne discute in regione ma anche sul territorio del Veneto orientale. Barbisan, quante possibilità ci sono che l'opera possa venire realizzata sul nostro territorio? Beh, innanzitutto direi di fare un po' di chiarezza, visto quello che riportavano i giornali, poi quello che si dice in giro.
Allora, giustamente la Regione vuole fare un po' di diciamo ordine nella costruzione, nella fare questo tipo di lavoro di impianti. Gli studi fatti nel Veneto ne prevedono 22, oggi ne abbiamo praticamente 5. Da 22, quindi meno 5 vuol dire 17, la Regione ne aveva individuati altri 13, cioè che arrivassero a 13 in tutto al posto di 22. Detto questo, avevo presentato un emendamento appunto ancora un paio di mesi fa, legandomi al fatto che gli altri impianti avevano un sito ben preciso, una identificazione di una città, Cittadella, Castelfranco, Legnago, Schio per esempio, no? Venezia, arriviamo a Venezia. Venezia ne ha due, uno a Marghera e uno a Spinea, poi ce n'è uno nell'isola di San Michele che rimane appunto fermo per quello che serve all'isola di Venezia, all'isola funeraria di Venezia. Allora, cosa si è fatto? La commissione ha preso in mano la delibera di giunta dove non si parla più dei comuni, dei siti. Abbiamo valutato che a Venezia, perché seguendo per filo le indicazioni dell'ARPAV, bisogna che ci sia un impianto ogni 50 km, cioè 25 km di raggio attorno. Detto questo e fatto appunto le valutazioni con un semplice compasso, e tutti lo possono fare, se mettiamo il punto su Spinea e facciamo i 25 km di raggio, su Marghera, dove ci sono i due esistenti, 25 km di raggio, capiamo subito che c'è un territorio libero a sud, che è il Chiogiotto, a est, che è il Porto Cruarese. Detto questo, per calibrare le cose avrebbero dovuti essercene messi due, invece ne abbiamo messo uno. Dove verrà fatto? Si sa o ancora no, c'è? Adesso bisogna che le amministrazioni comunali si muovano. Bene. Perché poi passa in consiglio questa norma, questa legge, diventa legge, che per 20 anni non si toccherà più. Quindi se le amministrazioni comunali si muovono, fanno richiesta, c'è la possibilità per o il Porto Cruarese o il Chiogiotto di chiedere di farlo. 20 secondi poi chiudiamo perché siamo già un po' oltre. Secondo lei sarebbe un'opera funzionale per questo territorio? Sicuramente sì, perché prima di tutto i cittadini risparmiano soldi per appunto seppellire, per chiudere il defunto. E poi è un discorso, a mio avviso, di civiltà, perché insomma non si usano più loculi, non si usano più quello che è, oltre che mi viene detto anche un notevole risparmio di spesa. Ci torneremo sull'argomento. Grazie a Fabiano Barbisan per essere stato con noi. Linea che può tornare a Pordenone. Grazie Alessio, dai, ravviviamo un po' di più l'ambiente, parliamo di Fiera della Musica 2018 ad Azzano Decimo, Mauro Bortolin, assessore proprio al comune di Azzano stesso. Allora, ben ritrovato, quali le novità di quest'anno, ma soprattutto quale l'appeal che darete ovviamente a questa manifestazione? Beh, innanzitutto buonasera, grazie direttore. Allora, innanzitutto siamo giunti alla 19ª edizione, quindi insomma siamo un passo dal ventennale e una manifestazione che viene da lontano e che ha consolidato insomma, la propria storia e la propria struttura organizzativa nel tempo. Io innanzitutto ringrazio tutti quelli che stanno lavorando, che hanno lavorato per l'evento, a cominciare dal direttore artistico, da Pablo Parisinotto, dai tantissimi volontari, dall'Ufficio Cultura, insieme a tutti quelli che rendono possibile questo evento. Fine settimana prossimo, quindi 27, 28 e 29, 3 giorni di musica e di concerti. E venerdì si apre con un concerto soprattutto reggae, ci sono gli Wailers e i Bunda Bash, e naturalmente è un concerto ad ingresso a pagamento, diversamente sabato e domenica abbiamo tutti artisti con ingresso ad ingresso gratuito, quindi c'è anche l'opportunità per tutti quanti insomma, di godere di buona musica senza pagare. La location è quella dell'anno scorso, siamo presso il centro sportivo di Azzano Decimo in via Divisione Iulia, quindi ha riscosso un grande successo, un'area verde molto fruibile, molto accogliente, quindi a questo punto di vista insomma
è una location che piace. Ringrazio naturalmente tutti quelli che concorrono alla realizzazione, in primis il patrocinio del Ministero delle Attività Culturali, naturalmente la Regione che contribuisce in maniera molto significativa alla realizzazione dell'evento, alla Fondazione Friuli e i tanti sponsor che ci danno una mano. Naturalmente speriamo che la mano ce la dia anche il meteo, che in questi giorni non è stato clementissimo, ma insomma incrociamo le dita. Col fine settimana qualcosa di meglio dovrebbe arrivare, no, assessore? Quindi incrociamo le dita perché non invochiamo Giove Pluvio. Assolutamente, la variabile rispetto alla quale possiamo poco. L'ha citato prima, lui è un amico musicista, sicuramente è rinomato, Pablo Perissinotto, direttore artistico della Fiera della Musica, è un parterre importante, mi sembra di capire, no? Di musicisti e di band. Sì, intanto quest'anno siamo riusciti a riportare gli artisti internazionali. The Wailers ovviamente sono un gruppo che hanno fatto la storia della musica reggae dal 75 al 1980, proprio grazie a Bob Marley. Hanno di fatto sdoganato il genere a livello globale con 7 album all'attivo e ben 250 milioni di dischi venduti, quindi stiamo parlando di cifre impressionanti. Vengono da Ziano Decimo e quello che proporranno saranno proprio un repertorio condiviso col grande Bob Marley, quindi sentiremo delle canzoni che probabilmente nel nostro immaginario, se parliamo di reggae, conosciamo tutti. Non vorrei dimenticare appunto anche il gruppo Spalla, che poi in realtà Spalla non è, i Bondabash, che da 6 settimane in classifica, che sono questo gruppo salentino, ormai insomma dei 10 anni sulla scena, ma che adesso hanno consacrato di fatto un successo nazionale. Esattamente, soprattutto con questo singolo con la Loredana Nazionale. Il giorno dopo invece ingresso libero, ci sarà la seconda serata, i Modena City Ramblers, che assieme a Maria Antonietta e alla cantante azzanese Asia Sacripanti, finalista di The Voice, abbiamo quindi voluto portare anche un elemento che possa autorizzare un contributo a livello al territorio, quindi al nostro paese. Porteranno una serata che, al di là insomma della proposta artistica, al di là di quello che faranno i vari artisti, darà il taglio sociale alla manifestazione, che è quello contro la violenza sulle donne, appunto come diceva l'assessora prima. Sarà la stessa associazione in prima persona, Uomini contro la violenza sulle donne, a caratterizzare una serie di iniziative all'interno della Kermesse per fare un esempio di diffusione e di relazione sul tema della violenza contro le donne. Invece l'ultima serata, domenica, ci sarà il grande Giovanni Lindo Ferretti, dico grande perché a me personalmente ha condizionato in maniera molto sensibile insomma anche i miei gusti personali, l'ex cantante dei CCCP e dei CSI, e proprio dei CCCP e dei CSI proporrà un repertorio, quindi sarà una sorta di serata tributo a quelli che sono stati i suoi due gruppi di riferimento più importanti. Non vorrei dimenticare Erika Boschiero, questa cantautrice bravissima di Treviso, che con chitarra e voce aprirà la terza sera di domenica, concerto gratuito. Io ringrazio veramente, faccio i complimenti a Mauro Bortolini, l'assessore del Comune di Ziano Decimo, e all'amico Pablo Perissinotto, direttore artistico di questa manifestazione, anche perché veramente insomma è grazie a persone come voi che la musica cresce, ma soprattutto la musica può essere ascoltata da tutti. Complimenti veramente, prossimo fine settimana quindi all'insegno della Fiera della Musica 2018 a Ziano Decimo. Grazie ancora a Bortolini e a Perissinotto per stati in nostra compagnia. Tra turismo e religione, a Bibione la Santa Messa ora si celebra anche in riva al mare. Chiudiamo qui questa parte, dopo ovviamente il servizio ci sarà il collegamento col Veneto, vedo già Alessio in preview che si prepara con l'ospite, la parte generale come dicevo si conclude qui, la borsa, tutte le altre notizie che arriveranno da Udine e dal Veneto, noi rimanete però con noi perché la serata è ancora ricca di notizie e di informazioni, ci rivediamo noi domani alle 19. Un modo diverso e originale di celebrare la Santa Messa, scegliendo quello che è il luogo di divertimento per eccellenza dell'estate, ossia la spiaggia. Tutto questo succede a Bibione, dove svago e religione vanno di pari passo. Il 22 luglio e il 19 agosto, infatti, fedeli e non si ritroveranno sulla spiaggia della località balneare veneta per Una Luce sul Mare, la suggestiva celebrazione religiosa sull'Arenile da vivere a piedi nudi sulla sabbia tiepida e
con lo sguardo rivolto verso il mare. Ad accompagnare la funzione saranno le voci evocative del coro The Colors of Gospel, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Una luce sul mare, un evento molto apprezzato anche dai turisti che da anni aiuta a rafforzare il senso di comunità e a rigenerare lo spirito. Entrambi gli appuntamenti sono fissati per le 21 sull'arenile antistante a Bibione Terme. A rendere ancora più suggestiva ed emozionante la celebrazione saranno anche i canti coinvolgenti e i colori di The Colors of Gospel, formazione musicale nata nel 1996 a San Michele al Tagliamento e nota in tutta Europa, dove conta oltre 400 esibizioni tra teatri e piazze. Ancora più particolare sarà la celebrazione di domenica 22 luglio, quando al termine della messa ci si sposterà sulla spiaggia antistante a Piazzale Zenit per il tradizionale spettacolo pirotecnico che colora il cielo di Bibione. Eccoci dunque dal Veneto. Beh, a proposito di appuntamenti, Irina Drigo, domani la festa dell'unità in quella di Giussago, incentrata sul futuro della città di Portogruaro, per cercare di capire anche come le sfide future potranno caratterizzare, insomma, la cittadinanza e soprattutto su quali temi puntare per far crescere questa città. Ho detto bene? Sì, esattamente così. Siamo arrivati all'ultimo weekend di festa e domani sera, come previsto da programma, parleremo della città di Portogruaro, faremo un bilancio dei 3 anni di amministrazione senatore, come inevitabile che sia. Però la cosa più importante per noi è proprio quella di capire le forze di opposizione che cosa pensano della situazione attuale della città e che cosa stanno mettendo così i ferri in acqua, come stanno mettendo i ferri in acqua per affrontare la prossima campagna elettorale, e quindi cercare di dare anche una visione di ampio respiro sul futuro della città, sempre partendo da temi che al momento sono temi attuali, come per esempio quello del impianto crematorio. Esatto. Cosa ne pensa? Ma io credo che chiaramente ci deve essere una pianificazione seria da parte della regione, e il giudizio che do io dal punto di vista delle pianificazioni per la regione, fatte dalla regione negli ultimi anni, non è positivo. Questo lo si fa perché non si vuole scontentare nessuno. In realtà poi succede che i servizi sul territorio non sono ben organizzati. In più io credo che Portogruaro e il portogruarese, con la discarica di Lugugnana, abbia già pagato abbastanza dal punto di vista dell'impatto ambientale, per cui inserire una struttura come un impianto crematorio sul nostro territorio vorrebbe dire, secondo me, andare ad impattare ulteriormente, considerata l'aspirazione di questo territorio che negli ultimi anni, insomma, vede turisti che vengono dalle spiagge nell'entroterra a visitare i nostri bellissimi paesaggi, e io non credo che un impianto crematorio possa essere così una visione positiva. Non ci sarebbero dei vantaggi, come diceva prima il consigliere regionale Fabiano Barbisano? Ma i vantaggi ci possono anche essere, il problema è che il gioco vale la candela. Io credo che invece un'amministrazione come quella di Portogruaro, piuttosto che giocarsi le carte per avere un impianto crematorio, dovrebbe lavorare duro per cercare appunto di sviluppare ulteriormente il settore del turismo, il settore della cultura, facendo delle proposte anche dal punto di vista enogastronomico che siano attrattive e che portino persone nel territorio di Portogruaro a visitare e a spendere i loro soldi. Non sarebbe propositivo questo? Bene, questa è la posizione di Irina Drigo, grazie per essere stata con noi ovviamente, la ritroveremo magari nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie a voi. Chiudiamo questa prima parte, linea alla regia, e poi si torna come sempre con la nostra informazione, prima da Udine e poi di nuovo qui in Veneto. Restate con noi. Finale d'ottava decisamente movimentato sui mercati, con i nuovi affondi di Trump sul fronte dazi e non solo. In Italia invece ha pesato soprattutto nella prima parte di giornata il timore di una richiesta di dimissioni per il ministro Tria per i contrasti sulla questione nomine, ipotesi smentita però dal Tesorio e dal vice premier Di Maio. In chiusura l'indice FTSE MIB ha ceduto allo 0,41% e lo share lo 0,40%, in recupero dai minimi che avevano visto l'indice addirittura ad arrivare a cedere l'oltre l'1%. Da Trump gli affondi hanno riguardato ancora una volta la Cina, con minaccia di dazi fino a 500 miliardi di dollari, ma anche l'Unione Europea.
Secondo Trump, la Cina, l'UE e altri hanno manipolato la loro valuta e tenuto i tassi di interesse più bassi. E internamente anche la Fed, tassi alti vanno a mettere gli USA in una posizione di svantaggio. Dichiarazioni bellicose che comunque sono state assorbite senza traumi dal mercato, con ripercussioni soprattutto sul dollaro USA in deciso ritracciamento. Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto. Apriamo subito con un primo servizio. Andiamo a Trieste, sequestro di droga. Un carico di oltre 50 kg di eroina è stato scoperto e sequestrato all'interno di un mezzo pesante proveniente probabilmente dall'Iran e sbarcato al porto di Trieste. L'operazione è stata svolta dal gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza. Il sequestro rientra nell'ambito di una direttiva su maggiori controlli sugli arrivi di merce al porto, disposto da alcuni mesi dalla Procura della Repubblica Triestina. Oggi è previsto l'interrogatorio dell'autista del TIR, sottoposto a fermo. Il procuratore della Repubblica di Trieste, Carlo Mastelloni, si è complimentato con le Fiamme Gialle per l'operazione e il sequestro. Si avvicina la data di inizio lavori a Gradisca di Sonzo per il nuovo centro di permanenza per i rimpatri. La struttura sorgerà al posto dell'attuale CARA. Come spiega il prefetto di Gorizia, Massimo Marchesiello, tra Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa è stata stipulata una convenzione per affidare l'intervento di adeguamento al genio militare. In questi giorni estivi stanno iniziando i sopralluoghi per cercare anche di capire e quali saranno gli interventi necessari, mentre il cantiere dovrebbe partire per fine settembre. Gli ospiti attualmente accolti all'interno della struttura gradiscana saranno trasferiti, mentre il nuovo CPR ospiterà al massimo 150 persone. Un incontro cordiale è partecipato quello di oggi nella Sala Bianca del Comune di Gorizia tra il sindaco Rodolfo Ziberna e il presidente nazionale ACLI Roberto Rossini. Presenti, oltre alla presidente provinciale Silvia Paoletti, anche numerosi presidenti e dirigenti dei 20 circoli attivi sul territorio. Dopo aver dato il benvenuto al presidente nazionale, Ziberna ha rivolto parole di gratitudine a Silvia Paoletti per le attività rivolte ai cittadini, in particolare quelli in condizioni difficili che le ACLI svolgono a Gorizia e in provincia. Iniziative come adotta una bolletta per aiutare le famiglie in difficoltà oppure i corsi di formazione dedicati ai genitori per sostenere i valori della famiglia e quelli invece rivolti ai nonni per introdurli nell'intricato mondo dei social e delle nuove tecnologie di comunicazione. Sono soltanto alcuni esempi del vostro impegno fattivo sul territorio, ha sottolineato il primo cittadino nell'intervento. Restiamo a Gorizia perché ci sono novità, i furbetti del cartellino. Vi ricordate, già nei mesi scorsi ne abbiamo parlato, c'è stata un'inchiesta da parte della Procura e ci sono altre novità in servizio. Sono stati licenziati altri 4 ex dipendenti della regione dislocati nella sede di Gorizia che erano stati scoperti a timbrare il cartellino per poi allontanarsi dal lavoro. Una volta usciti da una porta posteriore andavano a fare spesa al bar o a mangiare al ristorante. Qualcuno raggiungeva anche la vicina Slovenia dove frequentava ristoranti, centri commerciali e punti scommesse, spesso usando l'auto di servizio. Tra i casi più eclatanti segnalati nell'inchiesta condotta dall'aprile al dicembre 2016 dai carabinieri e dalla procura di Gorizia, quello di un dipendente che in orario d'ufficio aveva girato numerosi stand di gusti di frontiera. Per i 4 furbetti del cartellino, finiti sotto inchiesta per truffa ai danni della regione e false attestazioni di presenza, è stato disposto il massimo provvedimento disciplinare previsto, il licenziamento. Per altri 4 è scattata la sospensione dal lavoro, da 2 a 4 mesi, perché la loro condotta è stata ritenuta meno grave rispetto a quella dei colleghi. E adesso andiamo a sentire le parole dell'avvocato Paolo Viezzi, perché? Perché c'è stata una sentenza, capiamone di più del servizio. Avvocato Viezzi ci porta importanti novità di che cosa si tratta, ma soprattutto sappiamo una sentenza che è emersa nelle ultime ore da Trieste. Sì, la Corte d'Appello di Trieste ha riformato la decisione che era stata assunta dal Tribunale Penale di Udine di condanna del sindaco Marchetti, il sindaco di Codroipo, e del
signor Lombardo, che era il legale rappresentante di una società collegata a alcuni servizi forniti dal Comune. La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di condanna assolvendo entrambi gli imputati da quello che era il reato di finanziamento illecito ai partiti, che era l'originaria contestazione, come conseguenza della campagna elettorale del 2011, parliamo di fatti che sono anche datati. Ecco, fatti datati che però alla fine riemergono, no, nel corso del tempo, perché sappiamo che la giustizia ha i suoi tempi. Sì, diciamo che non sono stati brevissimi in questa occasione, anche se la Corte d'Appello di Trieste è una delle più, anzi, diciamo, sia il Tribunale di Udine che la Corte d'Appello sono tra i tribunali e corti d'appello più efficienti. Però sono passati 7 anni e siamo arrivati a un dunque risolutivo della vicenda. Per 7 anni queste persone hanno vissuto una situazione estremamente difficile, perché il ruolo pubblico, peraltro, che avevano, l'esposizione ha fatto sì che l'attenzione dell'opinione fosse stata particolarmente pregnante e invadente, ecco, invasiva nella vita di una persona. Senta, ci sarà il terzo passaggio in Cassazione? Ma non lo credo, perché la Procura Generale in sede di conclusione essa stessa aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado. Questo in realtà è la conseguenza di una interpretazione che la Corte di Cassazione ha dato alla norma che disciplina la condotta di finanziamento illecito a partiti, che l'ha resa non sostanzialmente applicabile alle competizioni elettorali relative al candidato sindaco. Quindi da lì posso desumere che la conclusione della Corte d'Appello, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sia proprio l'applicazione di questa sentenza di Cassazione, e conseguentemente credo che nessuno si spingerà sul terzo grado di giudizio e che questa vicenda possa trovare la sua fine. Senta, per concludere, i suoi due clienti chiederanno danni su questa cosa? Dunque, io in realtà seguo il signor Lombardo della società Alan Norman. Il sindaco Marchetti era seguito dai colleghi Cattarini e Belletti. E non credo che ci siano le condizioni, che sono estremamente complicate, per poter chiedere il risarcimento di alcunché. Questo avviene nel 99% dei casi, anche quando la sentenza assolutoria è una sentenza assolutoria piena. Questo in funzione di tanti aspetti della nostra procedura, del nostro sistema, ma in questa condizione non ci sono i margini per poter fare una sentenza un'azione per un risarcimento del danno. Si chiude qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia. Dopo il break pubblicitario, le ultimissime dal Veneto. Bentrovati anche dal Veneto. Esce in barca ma fa perdere le proprie tracce, apprensione in laguna per un 49enne veneziano che è al centro delle ricerche da parte dei vigili del fuoco, ma anche di tutte le forze dell'ordine, che da ore, come detto, sono alla ricerca dell'uomo. Era uscito in barca giovedì mattina e non ha più fatto ritorno a casa. I familiari hanno lanciato un accorato appello relativamente a chiunque possa avere notizie dell'uomo. Si tratta di Gianfranco Bullo, come detto, 49 anni. L'imbarcazione, un Corone 21, è stata individuata all'altezza della diga di San Nicoletto, lato mare. Era spiaggiata senza nessuno all'interno. Ancora ricerche in corso anche in questi minuti, ma purtroppo dell'uomo ancora nessuna traccia. Ed invece è stato trovato senza vita questa mattina l'84enne di Lusiana, scomparso da giovedì della scorsa settimana. L'anziano è stato scorto in una zona impervia di Contrada Brunelli da una squadra di soccorritori. Ebbene, poi è stato recuperato, le operazioni sono state coordinate dal comando locale dei vigili del fuoco, dove hanno operato gli specialisti della topografia applicata al soccorso, oltre ai cinofili, con la partecipazione dei carabinieri e del personale del soccorso alpino. In Veneto è in arrivo una perturbazione con fenomeni intensi più probabili e frequenti nella notte e nelle prime ore di domani sabato mattina. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto regionale ha emesso un bollettino. Saranno probabili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate con quantitativi di precipitazione localmente consistenti. Il centro ha diramato l'allerta gialla per l'intero territorio regionale per possibili problemi alla rete fognaria e idrografica minore.
Cambiamo completamente argomento. L'ingresso alla Corte Costituzionale del professor Luca Antonini è per tutto il Veneto motivo di grande orgoglio. Lo dice il governatore Luca Zaia, che ha espresso oggi le sue felicitazioni al professore designato come giudice costituzionale dal Parlamento. Zaia ha inviato in mattinata un suo telegramma di congratulazioni. Stiamo parlando di un prestigioso docente, ha detto, di una grande università veneta come Padova, trevigiano d'adozione, veneto nel cuore. Sono certo che nell'altissimo ruolo al quale il Parlamento l'ha designato confermerà quelle doti di equilibrio, saggezza, imparzialità di giudizio, ma anche cultura giuridica che da sempre lo contraddistinguono. Ma si continua a parlare anche ovviamente delle Olimpiadi invernali del 2026 con tre città italiane in corsa: Milano, Torino e Cortina d'Ampezzo. Proprio relativamente alla candidatura della Perla delle Dolomiti, il governatore Luca Zaia ha espresso l'aspetto dei costi studi alla mano, ha detto la proposta di Cortina costa meno. Zaia ricorda i budget fin qui emersi: la candidatura di Torino costerà 458 milioni di investimenti pubblici su impianti, più altri 220 su mobilità e infrastrutture di area vasta, per un totale di 678 milioni di spesa pubblica contro i 380 di Cortina Dolomiti UNESCO. Noi siamo pronti alla sfida, convinti di avere, ha detto Zaia, un bel progetto, tra l'altro rispettoso dell'ambiente e del territorio montano a costo zero. Lavoro, vediamo qual è il bilancio nell'ultimo report, il servizio. Sono oltre 6.700, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le adesioni presentate tra aprile e giugno 2018 al programma Garanzia Giovani Veneto, l'iniziativa contro la disoccupazione giovanile riservata a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Complessivamente, stando ai dati della Regione, dall'avvio avvenuto nel maggio 2014 ad oggi le adesioni hanno raggiunto quota 120.000. Al netto delle cancellazioni d'ufficio per mancata presentazione allo Youth Corner entro i 60 giorni previsti dal programma, operativazioni in un'altra Regione, quelle effettive risultano 79.000 e con una percentuale del 98%. Il Veneto si conferma la regione con il più alto tasso di patti di servizio stipulati sul totale delle adesioni valide. I tempi che intercorrono tra l'adesione e la sottoscrizione del patto sono generalmente lievi, circa 4 giorni. I giovani che hanno trovato lavoro dopo l'adesione sono complessivamente 67.148, il 64% degli iscritti, prevalentemente nei settori del turismo, dell'industria metalmeccanica e del commercio. Molti risultano tuttora occupati. Al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro, il 32% dei giovani occupati è stato assunto con contratto a tempo determinato, il 27% in apprendistato e il 20% con un contratto di somministrazione o lavoro tramite agenzia. Il 12% dei giovani, infine, ha sottoscritto sin da subito un contratto a tempo indeterminato, mentre una quota marginale è stata interessata da altre tipologie contrattuali come lavoro intermittente, lavoro domestico e collaborazioni. Il nuovo piano sociosanitario 2019-2023 nel solco della continuità, ma guarda avanti nelle sfide poste dall'invecchiamento demografico e delle nuove povertà relazionali e di vita, promuovendo risposte innovative. Così l'assessore regionale al sociale Emanuela Lanzarina ha commentato l'inizio del percorso in esame in consiglio regionale della nuova legge di programmazione della sanità veneta e del sistema sociale per il prossimo quadriennio. Incontro con gli operatori del settore marittimo sulla tutela dell'ambiente marino e costiero oggi a Caorle con la Capitaneria di Porto. Allora vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Presso la Darsena dell'Orologio di Caorle si è svolto un incontro con gli operatori del settore marittimo volto a sensibilizzare la marineria sulla tutela del mare e delle coste. Nel corso del meeting sono state illustrate le condizioni in cui versano i mari e sono state fornite delle linee guida sulla prevenzione degli inquinamenti marittimi. Nello specifico sono state descritte le varie fasi di emergenza in mare causate dalla presenza di inquinamento di idrocarburi o altre sostanze nocive, e sono state delineate le strategie di intervento e bonifica delle aree inquinate, fornendo degli spunti sulle azioni da porre in essere anche nel caso di sversamenti di idrocarburi della Darsena o nelle acque interne.
La riunione tenuta dal comandante dell'ufficio circondariale marittimo tenente di Vascello Francesco Passaro rientra nelle attività di informazione e sensibilizzazione sul corretto uso del mare previste dall'operazione nazionale Mare Sicuro 2018, entrata ormai nel vivo, espletata da tutti gli uffici marittimi del litorale Veneto sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Venezia. Al termine della conferenza in questi giorni, il personale della Guardia Costiera di Caorle ha proceduto ad effettuare controlli su alcune imbarcazioni ormeggiate presso la Darsena, finalizzate al rilascio del bollino blu, attestante la corretta tenuta dei documenti e delle dotazioni di sicurezza. Prende a piene mani il Veneto, l'ultimo spettacolo della serie Aperitivo a Teatro prodotto dal Teatro Stabile che andrà in scena al Verdi di Padova dal 23 luglio, prima data nazionale, al 28 Savava Padana. Ambientato nel paesaggio reale e simbolico insieme di una campagna desolata che si staglia tra il Brenta e il Piovego, lo spettacolo di produzione del Teatro Stabile del Veneto nasce dal romanzo d'esordio dello scrittore Matteo Righetto con la drammaturgia e la regia del padovano Stefano Scandaletti. Ad accomunare scrittore e regista l'appartenenza alla stessa terra, la comune esperienza di un vissuto da cui il romanzo prima e lo spettacolo poi traggono spunto per dar vita ad una narrazione che sulla scena assume i toni di una black comedy. E invece a Jesolo saranno 200 i cuochi che si sfideranno per griglie e roventi, ma anche 100 barbecue, uno show e tanto divertimento, alla presenza di Cristiano Militello che condurrà l'evento. In 13 edizioni griglie e roventi ha coinvolto 3.410 aspiranti griller e ben 215.000 spettatori. Quest'anno in 3 giorni si è registrato il sold out, anche la lista d'attesa è chiusa. Sul palcoscenico, come detto, Cristiano Militello, che vediamo in foto, ed Elisa Bagordo, che animeranno la serata accompagnati dalla musica dei Fantaghi Rock. L'appuntamento, come detto, domani, sabato 21 luglio alle ore 20:30 in piazza Torino. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Linea che può passare alle previsioni del tempo. A voi tutti un buon proseguimento, sempre con la nostra programmazione. Arrivederci. Sabato, fino al primo mattino estesa nuvolosità, in seguito nubi più irregolari alternate a schiarite, specie in pianura. Precipitazioni, nella notte e fino alle prime ore probabilità nel complesso alta 75% di frequenti rovesci e temporali, con probabili fenomeni intensi. In seguito permarranno condizioni di instabilità con fenomeni intermittenti che interesseranno maggiormente le zone montane e in modo sparso quelle di pianura. Temperature. In calo anche marcato, specie nei valori massimi. Venti in quota, per lo più tesi da sud-ovest, nelle valli deboli di direzione variabile. In pianura a tratti deboli di direzione variabile, a tratti moderati per rinforzi sparsi, in genere dai quadranti nord-orientali ed in occasione dei fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso,